cos'è successo? Ho trovato un cartello, c'è scritto, ci sono scritti dei numeri fino al 9 e praticamente con questi numeri si possono comporre ovviamente qualsiasi numero si voglia. E poi c'è una freccia che indica da quella parte ed effettivamente sembra che ci sia qualcosa da quella parte, sembra che lì ci sia una sorta di struttura. Allora io direi, prima di andare, di prendere tutto il cibo, perché sapete, non si può mai sapere che cosa si può trovare in esplorazione, raga. Io stavo anche cercando di sistemare questa mia casetta, perché l'avevo trovata. In realtà è tutto così. Cioè, allora, raga, voi, a parte non so se si vede molto, però voi vedete tipo tutto un campo disteso di erba. È tutto così sto mondo. È assurdo. Però ogni tanto si scorgono delle strutture e io non vorrei che in questo mondo ci fossero altre strutture del genere correlate ad altri mostri, perché io credo di aver già capito che questi mostri sono in number lores, perché c'era scritto 1, 2, 3, 4, 5, 6, insomma quei numeri lì, è chiaro che qualcosa si tratta e non vorrei che questa sia la casa dei numbers lore. Esatto, questo è uno, raga, assurdo. No, mi sta già ammazzando, porca scurreggia, brutto, ma no, muoio, assurdo. Non posso affrontarlo così. Anzi, attiriamolo fuori. No, così muoio, così. Porca miseria. Ok, lo attiro di nuovo all'esterno, ma stavolta sarò più furbo e mi chiuderò dietro immediatamente. Perfetto. Ora, tecnicamente, che io sappia, non può entrare, io spero, me lo auguro. E effettivamente questa è la casa dei Number Lore. E qua sembra esserci, sembrano esserci molte cose, fra cui questa porta. Come voi ben sapete, purtroppo, in queste case, in queste strutture, io vado in modalità avventura. Ciò vuol dire che non posso spaccare né aprire le porte che non sono mie. Però questo rispona, come ben vedete, purtroppo. Quindi io direi di andare in quest'unica stanza. E qua sembra esserci un ascensore, per fortuna, perché se no non sapevo cosa fare, perché serve effettivamente la chiave per sbloccare quella porta blu che azzurra che avete visto prima. Ok, oh mio Dio, è tutto così buio, raga. E qua ci sono effettivamente delle TNT e non posso piazzare, perché appunto siamo in modalità avventura, non posso piazzare le torce. Vabbè, però posso sicuramente affrontare questo percorso al meglio. Bisogna seguire questo pattern e cerco chiaramente anche di seguirlo velocemente. E ricordo che questa cosa è stra pericolosa, perché chiaramente se calpesto una di queste TNT io ci muoio e probabilmente non ho più l'opportunità di vedere il segreto di questa casa. Allora, lì sembra effettivamente continuare. E le porte sono aperte, come se qualcuno ci fosse già passato qua all'esterno. Io devo stare attentissimo, perché qua non è che sono molto destreggiante con questi blocchi, purtroppo. Però ce la sei incavata, perfetto. Aiuto. Direi di passare immediatamente, perché purtroppo... Aia. No, brutto. Ok, però, allora, questa trappola era molto brutta, purtroppo, perché qua c'è un sacco di frecce. Ah, interessante. Beh, ne terrò assolutamente conto, purtroppo. Allora, qua che cos'è che c'è? Non si vede niente, però, accidenti a chi ha ideato questo percorso cipicchioso. Allora, tecnicamente... Oh, bella questa spada! Ci sono un sacco di diamanti, l'obsidian ingot. Beh, allora, questo è un tesoro. E qua, effettivamente, c'è la chiave. Io ho sentito qualcosa dietro di me che mi spingeva. Io non vorrei dire, però... No. Questa casa è maledetta e sono solo allucinazioni, raga, non preoccupatevi. Ok, perfetto. Allora, sono tornato qua. Quelle cose che avevamo visto prima non ci sono. Oh mio Dio, no. Come faccio? Quello là mi ammazza. Però ho la spada super forte, vediamo. Aia, ok, perfetto, l'ho ucciso, perfetto. Veloce, apri la chiave, perfetto. Sì, chiuditi per carità. Oddio, perfetto, perfetto, va tutto bene. Ora, qua c'è un altro tavolo, vedo nei miei occhi... Ma scusate, ma voi notate che è pieno di cose in giro, di ketchup e di sostanze radioattive, chiamiamole così. Qua, vediamo come continua, perché io ho paura, sinceramente, di ritrovarmi chissà cosa. Ah, perfetto. Perché sono... No. Fanno molto male, sono morto. Perfetto, ok, l'ho ucciso. Ok, bene. Allora, ho perso un po' di vita, purtroppo. Però effettivamente io mi ricordo solo ora, purtroppo, che ho le golden apple. Ma scusatemi, io come continuo senza chiave?
Ah, ok, ne ho un'altra. Gli insetti me l'hanno droppata. Ok, perfetto. Continuo. Molto, molto bene. Ora, tecnicamente, mi servirebbe la chiave, che però non so dove si... No, 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 per favore, no, 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 no. Perché? Perché c'è della caspita di lava? Ok, sembra effettivamente che si stia togliendo, per fortuna. Io devo cercare però la terza chiave e qua non mi sembra ci sia. Forse è qui dove è apparsa la lava? Mi fa insospettire. Magari da questa parte o da questa parte... Aha! L'ho trovata! Perfetto, per fortuna. Vedete, ho un occhio assolutamente aguzzo e pronto per trovare ogni indizio. Ok, allora io direi di utilizzare quest'ultima chiave per aprire questa porta. Questa effettivamente è una camera da letto. Bello. Non sembra ci sia niente al suo interno. È interessante. Qua sembra effettivamente esserci una TV. Vabbè, è bello. C'è scritto, il mistero non è qua. Ci sono però molti misteri in questo mondo che sfidano ogni logica. Oh! Dunque questo mondo è pieno di misteri del genere. Chissà che cosa si nasconde fra quelle tenebre. Iscrivetevi per vedere i prossimi misteri.